2000 nuovi treni troppo grandi per entrare nelle stazioni e bufera sulle ferrovie francesi e sull'operatore della rete ferroviaria che dovrà adattare 1200 banchine. Le società assicurano che 50 milioni di euro per i lavori sono inclusi nel piano di sviluppo, ma secondo un quotidiano c'è un piano di emergenza da 80 milioni ed è stato chiesto l'aiuto delle regioni. Non pagheremo un solo centesimo per queste riparazioni. Non possiamo farci prendere in giro e poi pagare. Secondo il settimanale satirico autore dello scoop, la colpa è da attribuire non alle ferrovie, ma al gestore della rete che ha trasmesso dati sbagliati sulle dimensioni di nuovi convogli. La RFF fornì la grandezza dei binari costruiti 30 anni fa, ma la maggior parte delle stazioni francesi è stata realizzata 50 anni fa. Il ministro dei trasporti socialista, in imbarazzo, attribuisce la colpa di questo incidente al governo gollista che nel 1997 separò le ferrovie dal gestore della rete.